Cioè, ragazzi, Germania eliminata, non l'avrei mai detto. In un girone, francamente, neanche poi così difficile. Io mi ricordo, Germania-Messico, la prima partita mi sembrava che la Germania, comunque, al di là della sconfitta poi che è arrivata, ma offensivamente fosse messa bene, sembrava una squadra, insomma, che appena trovava un certo sistema di gioco dietro, un certo equilibrio, non avrebbe avuto problemi per il proseguo del cammino. E invece, ragazzi, Germania a casa. Germania va proprio a casa. È una sorpresa, è la prima vera sorpresa, visto che poi l'Argentina comunque è passata. Una Germania che ha difficoltà a segnare, perché poi alla fine andiamo a vedere l'occasione la Germania l'ha avuta tutta la partita. La Corea è venuta fuori veramente bene nei minuti di recupero, hanno trovato l'1-0 e poi il contropiede assurdo del 2-0. Però la Germania non l'ha persa solo in quei minuti lì, la Germania è stata buttata fuori perché col Messico ha avuto comunque una caterva di occasioni sbagliate, contro la Corea ha avuto una caterva di occasioni sbagliate. È chiaro che poi se sbagli l'impossibile a questi livelli è chiaro che qualcuno qualche occasione te la trova. E la Germania il problema che ha avuto è che non ha un attaccante probabilmente degno veramente di giocare a certi livelli. Mi domando il perché abbia tirato fuori Khedira, che secondo me Khedira è l'unico che tatticamente insieme a Kroos poteva far fare il salto di qualità alla Germania a centrocampo. Invece tutti hanno dato la colpa a lui, col Messico, ma si vede che non è stata colpa sua. E mi domando come è possibile che la Germania, che ha sfornato talenti veramente importanti, abbia un attacco così sterile. Tolto Royce, che oggi non ha giocato una grandissima partita, però comunque non si discute. Altri giocatori, secondo me, sono messi lì, ma io non capisco veramente la sopravvalutazione di alcuni giocatori. Wagner potrà diventare un fenomeno, ma attualmente non è niente, cioè attualmente è pochissimo, è uno dei motivi per cui la Germania è poco offensiva. Müller ha stufato, Müller sì, va bene, Müller ha fatto bene come trequartista, però non è più lui e si vede, ma si vedeva già il Bayern. Sané, che poteva essere il giocatore che faceva fare il salto di qualità alla Germania in fase offensiva, è stato lasciato a casa. Insomma, direi che alla fine la Germania si è quasi. Ma poi Özil è un giocatore che io non ho mai capito come abbia potuto far carriera, e non è un caso che Real Madrid ha cominciato a vincere Champions quando ha dato via Özil. Non è un caso perché Özil è un giocatore che non prende mai l'iniziativa, è un giocatore che nei momenti di difficoltà sparisce. E oggi uguale, nel senso che alla fine oggi si è visto ancora un grandissimo cross. C'è un giocatore comunque che ha lottato fino all'ultimo e non ha mollato mai. E poi alla fine, però oggi non è riuscito a segnare e alla fine Gomez si è mangiato dei gol pazzeschi. È chiaro poi che se ti divori tutti quei gol lì, alla fine la Corea da calcio d'angolo ti ha infilato, perché a quel punto lì eri tutto buttato in avanti, e lì la partita poi è finita, chiaramente, è finita sull'1-0 la partita. È vero che poi l'arbitro ha dato i 6 minuti dall'ora, quindi partita da finire al 99esimo, ma oggettivamente era molto improponibile che la Germania facesse due gol, e addirittura il secondo gol ha fatto la Corea, anche lì Neuer. E va bene che devi star davanti, ma star davanti lì così non serviva, non è servito a niente, cioè bisogna anche essere stupidi. Cioè anche lì è anche la storia di Neuer. Neuer non avrebbe dovuto giocare, avrebbe dovuto giocare Ter Stegen. È inutile che ci prendiamo in giro. Il primo gol, quello del Messico, la colpa Neuer ce l'hai come, perché si è tuffato malissimo. Si è tuffato malissimo, così come il gol di oggi, un portiere in una mischia del genere deve uscire, invece non è uscito, alla fine quello gliel'ha riuscito ad alzare sotto la porta praticamente. E dunque adesso Germania a casa ed è una sorpresa, tutti già pensavamo a Germania-Brasile come ottavo di finale e invece no, invece. E attenzione a Brasile stasera, perché questo mondiale è il mondiale delle sorprese. E a questo punto, ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento stasera. Parleremo dopo della partita del Brasile, dopo la partita del Brasile. E attenzione, come ho detto, perché nulla in questo mondiale è scontato. Attenzione, perché potrebbero esserci comunque altre sorprese. Vi saluto, vi do appuntamento. A più tardi. Ciao!